In questo ultimo giorno del mese di maggio, sempre in compagnia della Beata Madre Maria Gargani, ci dobbiamo lasciare toccare da quella che è la caratteristica, direi, più umana, ma anche più soprannaturale, ma più umana, che ci avvicina a Maria, che ce la fa sentire madre. Maria è invocata come donna del servizio. Pensate un po' a tutte le meditazioni, alle riflessioni, ma anche alle omelie che ha dedicato a questo aspetto della vita di Maria, al servizio di Maria, il servo di Dio Don Tonino Bello. E Madre Gargani, proprio guardando a Maria, pensa al servizio. Al servizio non solo di ogni consacrato, di ogni religioso o religiosa, oppure dei preti, dei diaconi, vescovi, papa, eccetera, no. Pensa alla dignità del servizio a cui è chiamato ogni cristiano, ogni battezzato. Sentiamo che cosa scrive. Pensate a quale altezza e dignità il Signore ci ha elevato. E beate saremo, qui chiaramente si riferisce parlando alle sue suore, e beate saremo sempre se nella sua Chiesa sappiamo essere membri costantemente disponibili al suo servizio. Cosa ci insegna, cosa ci ha insegnato Maria? Se non di essere continuamente a servizio del Figlio, a servizio della Chiesa, a servizio delle donne e degli uomini di ogni tempo, senza distinzione di credo, di fede politica, eccetera. Servire l'uomo. E per noi servire l'uomo è anche servire la Chiesa. E servire nella Chiesa, per noi Cristo, per noi l'uomo deve essere sempre Cristo. Pensiamo a Matteo 25, no? In cui Gesù dice: ero malato e mi sei venuto a visitare, ero povero, ero a prigioniere e mi sei venuto a trovare, ero nudo e mi hai vestito, avevo fame e mi hai sfamato, eccetera, eccetera, eccetera. Il servizio. Vedere in ogni uomo Cristo. Maria ci aiuta a vivere il servizio, perché, come diceva Don Tonino Bello, una vita che non serve, una vita meglio senza servizio, senza servire, è una vita che non serve, è una vita sprecata, perché ciò che resta della nostra vita è il nostro farci dono ogni giorno, sia che siamo credenti, sia che non siamo credenti, perché tanti, pur non essendo credenti, si donano continuamente per la loro famiglia, per la loro sposa, per il loro sposo, per gli uomini e le donne che hanno bisogno. Ancora una volta, quella impronta dell'immagine e somiglianza di Dio di cui io dico spesso. E Maria ci deve insegnare ad essere appunto testimoni del farci dono, testimoni di un servizio in nome del Figlio. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!